amici in visione e in ascolto, ben ritrovati. E ben ritrovati con William Davenport, che è questo signore che vedete qui, thank you very much for here, e che è niente meno che Alfredo in questo allestimento di Traviata. È un bel ruolo, Alfredo. Sì, sì. No, speaking in English. Yeah, it's a wonderful role, and it's one that I find that I discover more in the role each time I do it, and especially so with this wonderful production that Maestro Giorgio has put together. Giorgio Gallone, yes. Gallone, sì. Yeah, it's always a really special experience to sing Alfredo. And you sing abitually Alfredo. It's not the first time. Not the first time, no. Allora, intanto trova il ruolo ovviamente bello e sempre con nuove scoperte, è molto contento di farlo qui con Giorgio Gallone su questo palcoscenico. Non è la prima volta che canta Alfredo. Il personaggio di Violetta evolve durante la Traviata, all'inizio è allegra, nel secondo atto c'ha questo amami Alfredo terribile. Alfredo invece è un po' più fisso, è un po' più evolve un po' di meno. Yes, I think Violetta is a bit more complicated, a bit more complex in character than Alfredo. Alfredo tends to be very single-minded, and he thinks of nothing but Violetta for most of the opera. And it becomes almost an obsession, really. Jealousy. Yeah, jealous obsession, and he's really kind of delusional about it. He thinks that this relationship can work somehow, and there's just problems everywhere you look in this. But he's somehow convinced himself that this is it, and Violetta is the only one for him. And you know, I guess the development is really going deeper and deeper into that delusion and that obsession until he and really desperation. Loses it. Desperation, absolutely. Yeah. Sì, ovviamente condivide il fatto che evolva di meno, però che Violetta sia un personaggio molto più complicato. Però lo spirito in cui Alfredo affronta l'opera è quello di qualcuno ossessionato dalla gelosia, di qualcuno che si sente tradito nel secondo atto e si cala sempre di più, soprattutto nel terzo, poi in questa disperazione, in questa ossessione. Violetta è il suo amore, lui pensa solo in realtà a lei. La scena di Amami Alfredo è in realtà forse la più famosa di tutto il melodramma dell'Ottocento. Quando si è lì e la si canta, si partecipa, si sente il cuore che batte di più. Sì, in this production, it's interesting. It's played a bit differently than I'm used to seeing, there's a lot more conflict in this scene for both characters, and Alfredo becomes very worried and preoccupied about these problems that their relationship is facing, and worrying about his father and how he's going to handle that. He's just found out that Violetta is selling off all her belongings, and I think some of the reality was kind of setting in a little bit, and he's still single-minded in that he knows that they can make it work, but he's very troubled in this scene, and so when she is really getting upset, and of course the beautiful Amami Alfredo moment comes, it's almost too much for him, and you know, he's thinking, you know, of course she loves me so much, why can't this work more simply? And I think that's really a beautiful way of looking at it, and with that aspect and many others, Giorgio Gallone is really bringing out some of the reality in the piece and stripping away a lot of the luxury and the sentimentality that can come with many Traviata productions. Well, and so you really traditional, exactly, yeah. And what's left is really it's a beautiful, true depiction of the story and of the characters.
And it kind of brings a lot of the emotion to light. And emotionally works. Absolutely. Yeah. Okay. Allora, questa è una cosa un po' più complessa. Dice che contrariamente alle versioni più realistiche, più tradizionali, qui arriva la scena dell'amami Alfredo senza che si sia visto, in realtà ci sia stato il padre, si sia vista la. Fra l'altro noi non abbiamo ancora visto l'allestimento, quindi non ci crediamo sulla parola. È una cosa un pochino meno realistica e più stilizzata, per cui però diventa più complesso da cantare, ma diventa anche un grido d'amore più realistico. Ci sono solo questi due personaggi in scena e succede solo questa cosa disperata, che però funziona lo stesso, voglio dire, questo grido, però quello ovviamente rimane. Beh, intanto noi ringraziamo William Davenport per essere stato così gentile da sforzarsi di capire l'italiano e rispondere però fluentemente in inglese, perché in realtà lei è inglese proprio? Americano. Sì. Chissà perché la davo per inglese, no? È americano, sì, come John Polacco, il nostro sì, sì. Beh, che era già stato qui, fra l'altro, per il Roberto Devereux dell'anno scorso. Giusto. Ah, sì. O di quest'anno addirittura, perché sai, la stagione scorsa, ma di quest'anno Alfonso Antoniozzi, Alfredo, sì. Con la regia di Alfonso Antoniozzi. Noi la ringraziamo tanto, in bocca al lupo per questa produzione e alla prossima, chiaramente. Grazie. Ah, c'è una cosa, aspetti, io vedo che la firma della locandina, ecco, guarda che se le hanno lasciato spazio le due violette dove vuole, sì. Oh, ecco fatto. Grazie mille. Grazie. Arrivederci.